quasi e vuole essere la casa dei ragazzi che vivono nel quartiere, è la casa un po' di tutti, dei ragazzi che vivono situazioni al margine, ma anche di quelli che vivono in famiglie tranquille. Abbiamo laboratori che vanno dal semplice ludoteca, c'è il recupero e accompagnamento scolastico che è fondamentale, studiano canto e poi fanno teatro, fanno musica, fanno ballo, perché siamo convinti che attraverso la cultura si possa cambiare la situazione del territorio. È un'identità che rafforza il territorio, eleva la qualità della vita di chi partecipa ai laboratori, agli spettacoli, ma anche da chi semplicemente assiste alle rappresentazioni, di modo che diventa una condivisione completa, un'esperienza che fa bene, perché aiuta a capire che cosa è male, che cosa è bene, e quindi condurre una vita quanto più possibile eticamente alta. L'idea Adotta un bambino a distanza è arrivata di notte, provvidenzialmente. Da lì è nata una catena, è stata quasi un'esplosione di solidarietà. 50 centesimi al giorno sono poca cosa, però possono significare vita per un bambino. Ciao! Ciao! Ciao. Ciao.